talmente reale il teatro, cioè siamo vivi, persone vive davanti a persone vive, no? I social network, non è solo i social network, è la rete, è la tecnologia, è tutto quello che ci sta guidando, ci sta spingendo, ci sta, non ci frena, va al doppio della nostra velocità, la velocità degli umani, e quindi adesso mo ci chiediamo dove andremo a finire, che cosa succederà. È un po' questa la domanda, penso che ci facciamo tutti quanti e che anche noi in teatro con Human Farm ci facciamo. Si rivolge a tutti quelli, dicevamo l'altra volta in un incontro, si rivolge a tutti quelli che mettono mano a Facebook. Quindi qualcuno ha detto, ma anche il mio papà, certo, cioè tutti coloro che mettono le proprie notizie, i propri profili, le proprie storie, addirittura i propri segreti sui social network, sarebbe bello che venissero a vedere cosa stiamo facendo noi, che tipo di percorso stiamo facendo, perché è di questo che si parla, di quanto noi persone nutriamo i social network, e a un certo punto gli diamo talmente tanto di noi che poi finisce che ci controllano, cioè che noi nutriamo i nostri controllori. Questo Orwell non lo diceva, lui parlava di un'entità superiore che controllava tutto, quindi era una visione dittatoriale, era una satira comunque a quel tipo di regimi. Oggi invece il regime non c'è più, forse non c'è più nemmeno la democrazia, non sappiamo, siamo un po' sperduti in questo mondo virtuale. E quindi niente, poi facciamo e finiamo che siamo, finiamo per guidarli, per impastarci con questo. Allora chi controlla chi? Questa è un po' la domanda, ma forse siamo noi, no? Noi stessi che controlliamo noi stessi. La società, poi questa società in cui viviamo, è una società del mercato, dell'economia, no? Tutto ha un prezzo. Ma io penso che il teatro non debba avere morale, cioè no, avere una morale sì, ma non dare morale. La morale è in chiesa, cioè sono. Invece il teatro penso che forse debba divertire, emozionare e sperando di lasciare nelle persone una domanda che si portano a casa. Il teatro fa questo, se siamo vivi e vivi, no? No, le soluzioni, i messaggi non li amo molto. No, chi sono per dare un messaggio? Chi sono? Cioè non mi sento così saggia, così con una verità. Io cerco, sono una ricercatrice.